Ragazze, eccomi qui per un nuovo video e oggi si tratta di un unboxing, quindi se volete scoprire insieme a me il contenuto di questo pacco che mi è appena arrivato, seguite il video. Allora, apriamo insieme il pacco. Come al solito è sempre complicato aprire questi pacchi. Voglio far notare però la cura con cui Neve comunque impacchetta tutto, è tutto brandizzato, perfino lo scotch. Di solito mi sono sempre trovata bene, vediamo questa volta. Ho ordinato un pochino di cose. Allora, eccoci qui. Questo è come si presenta il pacco all'interno. Quindi abbiamo il mio foglio, vediamo se ci sono tutte. Allora, sì. Allora, questa qui è una palette vuota, di quelle che costano 7 euro, 7,50 euro, e che vi danno per mettere le loro cialde, il loro refill, le loro cialdine che potete comprare sfuse. Eccola qui, perfetta. Eccola qui, ci stanno 10 cialde, io le trovo molto molto comode e quindi l'ho presa. Bene, questa è arrivata. Poi ci sono sempre delle cartoline, le loro varie cartoline che ci sono sempre all'interno, con i prodotti di punta del marchio, sia quelli nuovi che quelli che esistono da tanto tempo, ad esempio il mascara Occhioni che io ho e col quale mi trovo comunque molto molto bene. Vi avevo già fatto una review. Certo, per essere un mascara naturale è molto buono, non dura tutto il giorno. Nel caso vi lascio qui il link della review se volete andarla a vedere. Ah, che bello! Allora, vediamo un po' cos'è arrivato. È tutto all'interno di questa bustina con scritto Neve Cosmetics in plastica trasparente. Ogni volta cambiano il colore delle bustine in base al periodo dell'anno. Io così non l'avevo ancora avuta. E ci sono tutte le cose che ho ordinato. Allora, io ho preso un bel po' di cialde, perché in questo periodo c'era il cialda party. Forse vi avevo, sì, mi pare che vi avevo anche avvisato su Facebook, perché di solito quando ci sono le varie promozioni sui siti, qualsiasi sia il marchio, vi avviso sempre, vi metto anche il codice promo nel caso ci sia un codice, o magari mi avvisano le case cosmetiche. Allora, ho ordinato 7 cialde, che sono queste qui. In particolare, ovviamente, in questa review non vi parlerò della qualità dei prodotti, che spero sia comunque la stessa alla quale sono abituata con i prodotti di Neve, ma vi faccio vedere soltanto le cialde che ho preso. Red Carpet, che io ho swatchato una volta in negozio, ed è molto molto bello. È questo rosso profondo, intenso, con un sottotono mattone. Poi Snob, questo qui, che è molto molto simile a Unicorno. Vi faccio vedere la differenza. Eccoci qua. Eccoli questi due, quello più a destra è Unicorno e quello più sopra, a sinistra, in alto, è Snob. Uno Unicorno è più tendente al rosa, l'altro è più tendente all'oro. Questo bellissimo viola, molto molto intenso, che è Shopping. Eccolo qui. Bellissimo. È Incubo. Incubo è un colore molto particolare, perché è un grigio con un sottotono verde. E dopo le salde ho preso 3 blush, edizione però mini, che sono Magic Potion, Daily e Liberty. E devo dire che mi hanno ascoltato, sono stata contentissima, perché io gli avevo chiesto di mettermi come omaggio English Rose e me l'hanno messo addirittura nella full size, quindi sono stata contenta. Un consiglio che vi do per quanto riguarda quando fate degli ordini su questo sito è quando state per effettuare il pagamento e cliccate avanti, vi appare una schermata in cui dovete confermare l'indirizzo e i vostri dati personali, e poi c'è scritto se volete dare alcune informazioni, ad esempio se volete dire al postino di passare solo la mattina o solo il pomeriggio, i vostri orari eccetera. Lì potete scrivere anche al team di Neve dicendogli, dato che comunque penso che chi fa ordini o chi ha fatto ordini da Neve lo sa,
Ogni ordine che fate, indipendentemente dalla cifra che spendete, che sia poca o che sia più elevata, vi mettono un omaggio a loro scelta. Se voi però indicate qual è l'omaggio che volete, a me mi hanno sempre accontentato, quindi penso proprio che sia una loro politica cercare comunque di accontentare il cliente. Penso che comunque sia anche abbastanza logico, nel senso che se una persona acquista spesso da Neve, questo serve per evitare dei dupe, dei doppioni, perché se danno degli omaggi che poi voi avete già, non vi servono. Quindi vi consiglio questo piccolo trucchetto e sono stata veramente contenta perché questo blush mi incuriosisce veramente tanto. Questi sono invece i blush e nell'ordine sono Magic Potion, Daily, Liberty e English Rose. Sono bellissimi, quelli che preferisco sono sicuramente English Rose e Liberty. Una cosa invece che non ho ordinato sul sito di Neve, ma ho acquistato direttamente in un negozio vicino a casa mia, un negozio che vende tutti i prodotti eco bio, biologici comunque, o comunque prodotti naturali anche di make up, è la palette Duochrome. Questa perché non volevo aspettare, quindi volevo averla immediatamente al momento dell'uscita, e l'ho presa quando appunto era in sconto, con lo sconto l'ho pagata 26 euro. Mi pare che adesso sul sito comunque o adesso comunque nei prossimi giorni la metteranno a 33 euro, ed è questa qui. Il ce l'ho già da parecchio perché è più di una settimana, quindi l'ho utilizzata praticamente tutti i giorni. Anche il make up che ho fatto oggi è tutto con questa palette, tutto il make up occhi è fatto utilizzando questa palette. Quindi aspettatevi un video in cui vi faccio vedere tutti i bellissimi colori che ci sono all'interno, che penso che comunque già molti di voi conoscono, e che sono questi qui. Purtroppo io ho una cialdina che è, eccola qui, eccole qui, c'è una cialda che è rotta, che è questa qui. È tutta rotta questa parte inferiore, che poi sono riuscita un pochettino a ricompattare, non so quanto si veda dalla videocamera. Questi sono i bellissimi colori della palette, quindi prestissimo vi faccio una review dettagliata per ogni colore perché ho parecchie cose da dirvi a proposito. Direi che per oggi il nostro video finisce qui e ci vediamo al prossimo, ciao!